Ciao a tutti, sono Nancy, sono una violinista e vi accompagnerò nel meraviglioso mondo della musica. Vivo immersa nelle note da quando avevo 5 anni e da oggi ho deciso di condividere con voi questa passione. La musica è un grande patrimonio del nostro paese, eppure per molti rimane ancora oggi un'illustre sconosciuta. Tra archi, legni e ottoni sveleremo i segreti dei maestri, dei loro piccoli allievi e dei grandi compositori. Sonate, sinfonie e quartetti non appartengono più soltanto al passato, ma sono oggi più vivi che mai. E allora partiamo insieme per questo viaggio alla scoperta della musica classica. Ogni giorno conosceremo da vicino uno strumento musicale e capiremo in che modo il suo suono dà voce alla grande orchestra. Oggi parliamo della viola, uno strumento della famiglia degli archi, molto simile al violino ma di dimensioni leggermente più grandi. La viola nell'orchestra sinfonica si trova esattamente davanti al direttore, sul lato destro, tra i violoncelli e i violini secondi. Ogni civiltà ha avuto i propri strumenti ad arco e la famiglia delle viole, a partire dal X secolo e poi per tutto il periodo rinascimentale e barocco, era una famiglia molto numerosa proprio perché esistevano vari prototipi di viole in base all'estensione sonora degli strumenti. A partire dal X secolo c'era la viella che è in un certo senso l'antenato della viola moderna. Questa viola in realtà si è sviluppata a partire dal periodo barocco con 4 corde di dimensioni superiori a quelle del violino e soprattutto è lo strumento intermedio tra i suoni acuti del violino e i suoni più gravi, più scuri del violoncello. Anche l'arco di viola è leggermente diverso da quello di violino e nella storia ha avuto una grandissima evoluzione. Guardiamo da vicino come è fatta una viola. Chi costruisce la viola sarà il liutaio e i liutai italiani sono stati nella storia quelli più bravi in assoluto in tutto il mondo. La viola è fatta interamente in legno. I legni utilizzati sono soprattutto l'acero e l'ebano nelle parti scure come la tastiera, spesso i piroli e la mentoniera. È accordato con 4 corde più scure rispetto a quelle del violino che sono il La, il Re, il Sol e il Do. Le dimensioni sono superiori a quelle del violino. Un violino è lungo fino a 36 cm, una viola fino a 46 cm. Questo vuol dire che è uno strumento più pesante e più faticoso da suonare. Infatti, ogni violista per scegliere il proprio strumento dovrà misurare la lunghezza della viola rispetto alla lunghezza del proprio braccio, per cui un violista più alto con braccia più lunghe utilizzerà uno strumento più grande, più grosso e quindi più faticoso da suonare. Stesso discorso vale anche per gli archi delle viole rispetto agli archi da violino sono più corti e più pesanti. Abbiamo tantissimi tipi di archi, ovviamente. Soprattutto utilizziamo degli archi diversi anche per il periodo storico della musica che andiamo ad interpretare. Questo, per esempio, è un arco barocco che ha delle caratteristiche tipiche degli archi di quell'epoca. Potete vedere chiaramente che è completamente diverso da un arco moderno. Ovviamente non parliamo soltanto di materiali, ma di mani dei liutai, per cui ogni casa liutaia avrà dei segreti del mestiere. Segreti che riguardano gli ingredienti, le colle che si utilizzano per assemblare i pezzi di legno, ingredienti anche molto particolari all'interno delle vernici, perché ovviamente ogni strumento ha diversi colori e diverse sfumature. Questo per esempio è uno strumento antichizzato, cosa vuol dire? Che viene ispirato ad uno strumento del 600, del 700 e poi viene
viene antichizzato, cioè bisogna far subire dei segni del tempo in maniera volontaria, quindi ci saranno delle vere e proprie graffiature, delle incisioni nel legno per rendere uno strumento simile a quello antico. Gli strumenti aumentano di valore con il passare del tempo, quindi anche una viola molto antica probabilmente sarà una viola molto più costosa di una viola moderna. Non tutto è così semplice, molte cose variano in base al costruttore, all'epoca esatta, e ovviamente dobbiamo sempre considerare strumenti non incidentati e completamente integri. Il nostro ospite di oggi, violista, è il maestro Simona Bruno. Buongiorno maestro, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Da quanto tempo suona la viola? Da tanti anni, da quando ero piccola si inizia così il percorso per un musicista se vuole intraprendere lo studio di uno strumento da piccoli. Lei consiglia di iniziare molto da bambini oppure in età un po' più avanzata? Beh, diciamo che da piccoli si ha maggior, come dire, approccio con lo strumento, però se uno vuole iniziare a 14-15 anni, perché no? Provare non è mai una cosa negativa. Questa che viola è, per esempio? Questa è una viola di un liutaio moderno, insomma ancora vivente, però è stile antico. Infatti una viola si dice antichizzata. Esatto, quando... antichizzata, proprio così. Il liutaio si chiama Claude Lebé ed è attivo a Roma e anche in Francia. È uno strumento particolare, moderno ma bello. Poi ogni musicista sceglie il proprio strumento secondo le proprie esigenze. Quanto può costare una viola? Che bella domanda. Diciamo che partiamo dalle viole da studio che sono intorno alle 700 euro per arrivare a, diciamo, questa è una viola intermedia professionale sui 25.000 euro. E diciamo che hanno prezzi anche molto più arriviamo importanti. Sempre poi a 2, 3, 5 milioni di euro, esatto, come cifre anche di più. Maggiori, anche sì, all'incirca. E parliamo quasi sempre di liutai italiani. Esattamente, perché la storia della liuteria praticamente nasce proprio in Italia, a Cremona, ricordiamolo, i famosi Stradivari, Guarnieri, Amati, insomma abbiamo fatto scuola in tutto il mondo per questo. Che brano ha preparato per noi oggi? Ho preparato l'arpeggione di Schubert, un pezzo particolare perché in realtà è stato scritto, pare che sia stato scritto per arpeggione, molto suonato quindi sia per violoncello e molto anche suonato per viola, perché purtroppo questo è stato uno strumento un po' maltrattato, diciamo, dal 700, dallo sviluppo del violino, quindi dal 700 in poi. E molto repertorio è stato un po' dimenticato per poi essere ripreso dalla metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, tanta musica, Hindemith, Walton, Bartok hanno scritto molto per questo strumento. Ricordiamo anche tra i violisti famosi in tutto il mondo un nome italiano, Bruno Giuranna. Assolutamente sì. E poi tantissimi in tutto il mondo, Yuri Bashmet per esempio. Assolutamente sì, anche vorrei ricordare gli italiani famosi, Simonide Braconi, che è la prima viola della Scala di Milano, e Danilo Rossi, che sono praticamente il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda appunto un teatro importante come la Scala di Milano. Diamo anche una particolarità di questo strumento: avendo un suono molto scuro, dando quindi soddisfazione allo strumentista che lo suona, molto spesso i grandi violinisti di fama internazionale hanno suonato la viola per amore personale, per cui anche, non so, Isaac Perman o tanti altri si sono poi dedicati proprio alla viola
perché in fondo al violino a volte manca un po' di suono scuro e quindi di calore, che esattamente è proprio tipico di questo strumento. Esattamente, anche se dobbiamo ricordare che esisteva un ibrido, un violino e una viola assieme, perché era un violino con 5 corde, ma in realtà l'esperimento non andò a buon fine, sì, perché è molto scomodo, già 4 corde sono abbastanza, 5 diventano un pochino, anche perché c'è proprio un altro modo di suonare rispetto al violino, quindi si ha un altro peso, si ha un altro suono, si ha un'altra larghezza anche di mano sulla tastiera, quindi sono due strumenti molto simili ma molto diversi. Completamente diversi. Siamo pronti, sì, per suonare l'arpeggione? Assolutamente sì. Prego maestro, allora. Grazie maestro, grazie a voi. Complimenti, questo suono della viola era veramente bellissimo. Grazie, grazie mille, grazie. Dizionario musicale. Il vocabolo di oggi è il pentagramma, che è veramente il luogo delle note e delle pause. È formato da 5 righi e 4 spazi e all'inizio di ogni pentagramma ci sarà una chiave musicale che darà il nome a tutte le note. È buona educazione ad ogni concerto accompagnare con un applauso tutti i musicisti che salgono sul palco. Molto spesso nei casi di grandi orchestre vediamo gli ultimi orchestrali un po' in ritardo, completamente soli. Sarebbe buona abitudine applaudire fino alla fine dell'ingresso dell'ultimo orchestrale.